Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come potete vedere, questo è un video di cucina in cui farò vedere come preparare un cuore di Pasqua. La preparazione si divide in due parti: la prima parte che è quella dell'impasto e la seconda parte che è la decorazione. Per preparare l'impasto abbiamo bisogno di 500 g di farina, 5 uova, 250 g di zucchero, 60 g di burro e il cacao amaro. Nell'impastatrice ci mettiamo lo zucchero e il burro. Una volta mischiato tutto, verrebbe un composto così e adesso aggiungiamo le uova. Una volta mescolato bene le uova, andiamo ad aggiungere la farina in questo modo. E poi andiamo a mischiare, faccio vedere come. Ed infine andiamo ad aggiungere il cacao. Andiamo. Come funziona? Due cucchiaini sono più che sufficienti. Adesso con un po' di carta da forno la mettiamo una teglia, prendo lo stampo in questo modo, così, e verso l'impasto, poco alla volta. E adesso andiamo ad infornare il tutto a 160 gradi per 20 minuti. Adesso andiamo a cuocere il nostro cioccolato e poi andiamo a preparare la nostra glassa. Per prepararla è sufficiente usare un po' di zucchero a velo e acqua. Questo ci servirà per decorare il nostro cuore. Una volta che il vostro cuore si è cucinato, andiamo ad aggiungere il cioccolato come decorazione. Poi a piacere andiamo ad aggiungere la glassa. Ed infine andiamo ad aggiungere queste decorazioni. E facciamo riposare nel nostro frigorifero. Questo è il risultato finale. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale.